Allora, io vengo da Voghera, il comune di Voghera è una cittadina lombarda, è a un'oretta, anzi, dal mare, 35 minuti da Milano, 35 minuti dall'Appennino. Siamo in una posizione strategica proprio per quello che dicevano prima, legato al tema della distanza, no? Dei comuni che sono magari nati negli anni passati come comuni di pendolari. Noi siamo un comune che per tante persone è un comune di pendolarismo per andare a lavorare poi a Milano. In questi anni però sono state riscoperte le bellezze, perché siamo anche un comune dal centro dell'Oltrepò, quindi terra di vino, enogastronomia, il salame di Varzi, abbiamo il castello, siamo anche la città di Valentino, lo stilista, che ha festeggiato da noi con la bellissima mostra che è stata fatta sui 90 anni, è venuto a trovarci settimana scorsa, quindi un bel evento. L'anno scorso noi stiamo investendo parecchio sul digitale, proprio su questo tema, di tenere da noi i cittadini, perché attraverso il digitale, cablando, stiamo anche aumentando le linee ferroviarie, abbiamo due caselli dell'autostrada, quindi dal punto di vista delle infrastrutture stiamo intervenendo per rendere sempre più collegata la città, ma dal punto di vista del digitale il tema è investiamo molto, perché collegandoli attraverso internet riusciamo a tenere le persone da noi e quindi avere la città sempre più viva e attiva, e quindi avere più esperienze culturali, più vita vissuta, più turismo, eccetera. L'anno scorso abbiamo fatto un evento digitale che è stato premiato qui al festival sul main stage come miglior evento digitale dell'anno, e quest'anno, sentendo i ragazzi e Cosmano che ci ha dato l'opportunità di entrare in Habitat, abbiamo detto: si parla di digitale, si parla di interoperabilità, mettiamoci in rete, lavoriamo insieme, perché se ognuno condivide la sua esperienza si può fare di più. Ci sono poche città metropolitane in Italia grandi che hanno la potenza economica per intervenire sul digitale e avere dei soldi loro, ma tantissimi sono comuni medio, piccoli, che messi in rete, se si dividono i costi, se riescono a fare un ragionamento di network, possono davvero cambiare. E beh, da Voghera arriva un'altra storia, crediamo che non ci sia più quel vecchio stereotipo di Mike Buongiorno, quindi veramente complimenti per questo intervento, grazie. Grazie a voi.